Giovanni, intanto, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro?» Gesù rispose: «Andate e riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete. I ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella. E beato colui che non si scandalizza di me». Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attendere un altro? Terribile esperienza del dubbio che lacera gli ultimi giorni della vita di Giovanni Battista. Eppure c'è una buona notizia anche quando le nostre certezze vengono messe alla prova. Solo i vivi, infatti, possono dubitare. Alcune certezze sono certezze di morti, di chi non sperimenta il movimento della vita. Nel cuore può risuonare la voce del Battista che ridesta in noi il desiderio più grande della vita, ma quella stessa voce può porre domande radicali sulla verità delle cose. Non si può incontrare Gesù se non si ha la pretesa di vivere per una cosa vera. E solo il fuoco del dubbio vaglia la verità delle cose. Eppure Gesù prosegue e dice che tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista, tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Noi abbiamo il potere solo di fare domande. La risposta però è solo un dono che ci può essere fatto. Il grande Giovanni può fare solo grandi domande, ma il più piccolo del regno ha ricevuto in dono la risposta. Per questo la sua piccolezza è più grande di lui.